Il 25 febbraio 1979, la nave da guerra sovietica Minsk attraversò lo stretto dei Dardanelli per entrare in Mediterraneo. Dichiarata in accordo con i regolamenti turchi come incrociatore, era a tutti gli effetti una portaerei. Le sue dimensioni relativamente ridotte e l'esclusivo ricorso ad aerei da combattimento a decollo verticale diedero agli analisti occidentali la possibilità di aggiornarsi sulle concezioni sovietiche in fatto di aviazione di marina. Chiaramente, gli strateghi russi non ritenevano di avere la necessità di disporre di grandi portaerei in grado di accogliere molti aeroplani di tipi diversi. Al contrario, il pensiero navale americano si era rivolto verso lo sviluppo di enormi unità, spesso a propulsione nucleare, che fossero in grado di impiegare aeromobili dei tipi più disparati, dando vita ai più grandi veicoli mai creati dall'uomo in assoluto. Le super portaerei consentono agli Stati Uniti di proiettare il loro potere aereo in aree nelle quali non possiedono aeroporti, come accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, nel conflitto coreano, in Vietnam e più recentemente in Libia. In questo ruolo, le portaerei d'attacco americane possono essere considerate come un'estrema applicazione della politica delle cannoniere. La componente aeronavale è un'arma formidabile, ma offre al nemico anche bersagli particolarmente appetibili e paganti. In un solo scafo d'acciaio possono essere racchiuse fino a 5.000 vite umane ed una quantità di tecnologia praticamente insostituibile, rendendo le portaerei il bersaglio più invitante di ogni attacco. Da una quindicina d'anni, però, queste unità sono molto ben difese, grazie anche al Grumman Tomcat. L'America si avvale di questo tipo di unità in maniera superiore a qualsiasi altra nazione, avendo fatto tesoro degli insegnamenti della Seconda Guerra Mondiale, quando furono proprio gli aerei imbarcati giapponesi a distruggere la sua flotta a Pearl Harbor. Solo grazie al ponte della portaerei Hornet, Doolittle riuscì a compiere la sua rappresaglia sul Giappone con i B-25, che pur avendo causato pochi reali danni, sfatarono il mito che voleva il Giappone al di là della portata degli alleati. La battaglia del Mar dei Coralli dimostrò il peso militare degli attacchi lanciati dalle portaerei, ma il loro più grande scontro fu quello di Midway. La vittoria americana segnò le sorti del conflitto.
Midway dimostrò la potenza delle portaerei e allo stesso tempo la loro vulnerabilità. Da quel momento i comandanti di queste grandi unità seppero che il nemico poteva, in qualsiasi momento, affrontarli con aerei e navi di classe similare. Dalla metà degli anni 50, la principale minaccia per i gruppi di portaerei americani è venuta dal cielo. L'Unione Sovietica ha sviluppato aerei da bombardamento e sorveglianza marittima dall'autonomia particolarmente notevole, come nel caso del Tupolev Tu-20, chiamato Bear, orso, dalla NATO. Questo grande aeroplano, spinto da quattro enormi turboeliche con pale controrotanti, già al momento della sua entrata in servizio non era sufficientemente veloce da sfuggire agli aerei da caccia, ma la sua stiva poteva accogliere un missile supersonico in grado di colpire con micidiale precisione e potenza ogni possibile bersaglio di superficie. Per opporsi all'autonomia dell'aereo vettore e all'alta velocità della sua arma, l'US Navy dovette riconsiderare il ruolo dei suoi caccia. Per contrastare la minaccia sovietica, l'US Navy dovette sviluppare un aereo molto specializzato, un caccia intercettatore ogni tempo, con un'autonomia superiore a quella dei tipi precedenti. Per svolgere questo ruolo, la McDonnell realizzò l'F-4 Phantom II. Il Phantom, per la sua epoca, era un aeroplano di grandi dimensioni, in grado di volare a velocità, quota e distanza sufficienti a tenere lontano gli aerei lanciamissili sovietici. Una delle sue più importanti caratteristiche, che lo differenziava dai predecessori, era la disponibilità di un secondo uomo d'equipaggio in funzione di operatore radar ed addetto ai sistemi d'arma. Il suo compito era di portare l'F-4 a distanza di tiro. Il suo unico armamento era costituito da missili aria-aria. Non si dimostrò soltanto un valido intercettatore imbarcato, ma fu usato anche per la superiorità aerea, la ricognizione e l'attacco al suolo, dimostrando le sue possibilità per tutta la durata del conflitto vietnamita. Pur avendo registrato numerosi successi negli scontri con i MiG nemici grazie ai suoi missili Sidewinder e Sparrow, nelle prime versioni e in tutte quelle imbarcate fece sentire la mancanza di un cannone in installazione fissa, soprattutto nei combattimenti manovrati su brevi distanze. Le informazioni sui miglioramenti apportati dai sovietici ai loro missili di crociera, lanciabili non solo dagli aerei ma anche da navi e sottomarini, continuavano a preoccupare gli strateghi dell'US Navy, che si posero quest'ovvia domanda: è possibile sviluppare un'arma antimissile? La risposta venne dalla Weapons Division della US, che offrì l'AIM-54 Phoenix, che, benché molto più grosso e pesante dello Sparrow, poteva essere indirizzato contro un altro missile in volo a distanze ben superiori agli 80 km. A questo punto bisognava trovare un aeroplano in grado di decollare da una portaerei, portando queste grosse armi a grande velocità e su lunghe distanze. Un aereo di questo tipo era stato ipotizzato dall'allora segretario alla difesa McNamara, il quale avrebbe voluto che lo stesso aereo potesse essere utilizzato anche in missioni di altro tipo, come la caccia, l'appoggio tattico e la ricognizione da parte dell'USAF.
The United States Air Force. The United States L'US Air Force e l'US Navy dovranno ricevere un nuovo aeroplano di un unico tipo, il Tactical Fighter Experimental, il cui programma sarà gestito dall'Aeronautical Systems Division dell'USAF. Entro la fine dell'estate 1963, i simulacri in grandezza naturale delle due versioni F-111A ed F-111B saranno pronti per essere esaminati. Le differenze principali tra le due versioni riguardano la parte anteriore della fusoliera, il carrello e le estremità alari. La versione navale F-111B ha un muso più corto, con il radome ribaltabile per diminuire l'ingombro negli hangars delle portaerei, mentre la sistemazione dell'equipaggio, i sistemi di salvataggio e l'impianto ossigeno sono uguali, ed i comandi, gli schermi catodici e la strumentazione sono stati resi intercambiabili in tutti i casi in cui è stato possibile. L'ala è a geometria variabile e nella posizione di massima freccia offre la minore resistenza per il volo ad alta velocità. Il progetto TFX era opera della General Dynamics, mentre la responsabilità della versione navale fu assegnata alla Grumman. L'F-111 era un caccia multiruolo, ma all'US Navy interessava soprattutto la possibilità di trasportare i pesanti missili Phoenix per l'intercettazione, rinunciando alle capacità di appoggio tattico. Tuttavia la macchina, proprio per la sua concezione, si presentò fin dall'inizio troppo pesante per essere compatibile con l'impiego da bordo delle portaerei. In questa rara sequenza in volo si vede un lancio dell'AIM-54, coronato da successo, ma all'epoca in cui si svolsero queste prove, l'F-111B era stato già scartato ed i collaudi da portaerei furono soltanto una formalità. Il problema principale dell'F-111B fu l'incapacità di contenerne il peso al di sotto delle 36 tonnellate, limite massimo per l'impiego imbarcato, ma la Marina aveva segnalato anche l'insoddisfacente sistemazione dell'equipaggio a causa dei posti affiancati, problemi al carrello e scarsa visibilità in appontaggio. In effetti, durante tutto lo svolgimento del programma, la Navy non aveva nascosto il suo pessimismo sulla possibilità di adottare un caccia che aveva tutte le caratteristiche di un bombardiere tattico. Anche il Dipartimento della Difesa non tardò ad accorgersi che per il Phantom non era disponibile un valido sostituto. Intanto i servizi di informazione avevano avvertito della possibilità che le forze aeree sovietiche mettessero in linea in breve tempo un nuovo aereo da combattimento, basato a terra, con ali a geometria variabile, il MiG-23. Oggi sappiamo che non avrebbe superato il Phantom, ma all'epoca si temeva il contrario. Questa situazione fu adeguatamente illustrata nel 1968 dall'ammiraglio Connolly. Continua ad essere presente la minaccia di attacchi aerei o di superficie e da parte di missili basati a terra o imbarcati. Il problema principale è che i nostri aerei da caccia stanno rapidamente perdendo il loro vantaggio nei riguardi di queste minacce. L'F-8 Crusader è frutto di un programma avviato alla fine del 1952, oltre 15 anni fa, ed è divenuto operativo 11 anni fa. Quando entrò in servizio nel 1961, il nostro F-4 era un caccia di prestazioni nettamente superiori, ma ora il vantaggio si sta restringendo. Dobbiamo rendere onore al superiore addestramento dei nostri piloti di marina e alle prestazioni dei loro aerei da caccia per aver garantito questa superiorità fino ad oggi. Ma potremo mantenere questa situazione per i prossimi 15 anni? Fortunatamente la Grumman, con la grande esperienza acquisita grazie all'F-111B, aveva già iniziato a lavorare in proprio ad un aereo per la difesa della flotta
in grado di colmare il vuoto descritto da Connolly. Dopo aver valutato sulla carta migliaia di formule aerodinamiche e combinazioni d'armamento per un caccia che potesse servire sia nel combattimento manovrato che nell'intercettazione a largo raggio, arrivò al Model 303, pienamente rispondente ai requisiti. Basandosi sulle lezioni apprese con l'F-111B, il nuovo aereo superava il problema del peso grazie alla totale riprogettazione e all'adozione, per alcune parti, di titanio e materiali compositi al boro. Il cassone alare fu surdimensionato per evitare ogni cedimento. Per i propulsori si fece ricorso agli stessi turboreattori a doppio flusso dell'F-111, mentre per ridurre l'altezza totale ed assicurare la stabilità anche nel volo con un solo motore, si scelsero due derive ben distanziate tra loro. Il Model 303 avrebbe dovuto disporre del più ampio spettro di armi aria-aria mai trasportato da un aereo operativo. Per il combattimento ravvicinato, un cannone M61. Per le brevi e medie distanze, i tradizionali missili Sidewinder e Sparrow. E infine, per le lunghe distanze, l'eccezionale Phoenix, particolarmente preciso e trasportato appeso ad appositi lanciatori per ridurne la resistenza aerodinamica ad alto numero di Mach. I motori TF-30 avevano già presentato diversi problemi di affidabilità, ma al momento erano i soli disponibili ed avevano il vantaggio logistico di essere già impiegati sugli F-111 dell'USAF. Tuttavia, l'US Navy richiese alla Grumman anche una versione del Model 303 che con il minimo numero di modifiche fosse in grado di accogliere nuovi motori non appena disponibili. Ricorrendo per quanto possibile a soluzioni tecniche già sperimentate, la Grumman riuscì a ridurre i rischi del suo programma. Fu posta la massima cura nel semplificare la manutenzione del nuovo caccia e la sua cellula fu praticamente ricoperta di portelli d'accesso per poter raggiungere tutte le componenti interne anche a bordo di una portaerei in navigazione. La stessa scelta operata per i propulsori fu seguita per l'avionica, il più possibile ispirata a quella dell'F-111B al fine di ridurre i tempi del programma. Tuttavia, nel Model 303 fu ricercato il maggior potenziale di crescita in modo da poter montare nuovi dispositivi qualora si fossero resi disponibili.
Il 21 dicembre 1970, il prototipo ufficialmente designato F-14 Tomcat, gatto di strada, fu pronto per il suo primo volo all'aeroporto di Culverton, nello stato di New York. Tuttavia, i collaudatori Bob Smythe e Bill Miller dovettero attendere tutto il giorno per le ultime messe a punto, e fu solo pochi minuti prima del tramonto che, data la possibilità che il giorno seguente nevicasse, si decise di portare in volo l'aereo numero uno. La prova durò soltanto 10 minuti e fu senza storia. I collaudatori, nonostante la brevità del volo, affermarono che il Tomcat si era comportato bene. Il giorno seguente il tempo si guastò e trascorsero 9 giorni prima che vi fosse l'occasione di portare nuovamente in volo l'F-14. Questa volta Miller occupò il posto anteriore e Smythe quello posteriore, ed anche il secondo volo non avrebbe dovuto presentare problemi. Il prototipo non era in aria da molto, quando il pilota di un aeroplano che lo seguiva vide apparire quella che sembrava una sottile scia di fumo. In realtà si trattava di olio idraulico che usciva sotto pressione. In pochi minuti gli impianti idraulici primario e secondario cessarono di funzionare ed i piloti cercarono di riguadagnare la pista con i comandi d'emergenza. A circa 1 chilometro dall'aeroporto e a 60 metri di quota, Miller si rese conto che l'aereo non poteva più essere controllato e decise per l'eiezione. In pochi secondi, i due uomini si trovarono appesi ai loro paracadute, mentre il prototipo dell'F-14 cessava di esistere. Il completamento del secondo prototipo fu portato avanti con la massima urgenza. Quest'aereo avrebbe dovuto essere destinato all'esplorazione del comportamento del Tomcat alle basse velocità e al trasporto del carico bellico, ma a causa della perdita del numero uno, la sua utilizzazione sarebbe stata molto superiore. Sempre allo scopo di accelerare i tempi dei collaudi, fin dall'inizio si ricorse ampiamente al rifornimento in volo per prolungare la durata di ogni singola missione. Parallelamente alle prove in volo, gli altri prototipi disponibili erano impegnati giorno e notte nelle valutazioni a terra, allo scopo di recuperare il tempo perduto con la distruzione del primo prototipo e rispettare i tempi imposti dalla Marina.
Alla fine di agosto uscì dallo stabilimento della Grumman Calverton l'1X, originariamente previsto per essere il 12° esemplare sperimentale. Gli fu assegnato il compito dei collaudi ad alta velocità. L'F-14 non è certo un aereo semplice ed economico, con un peso massimo al decollo variabile tra le quasi 32 tonnellate delle prime serie costruttive e le 33,7 delle ultime. I suoi turboreattori a doppio flusso Pratt & Whitney TF-30 gli forniscono una spinta di 9.480 kg ciascuno, che salgono ad oltre 12.200 con i General Electric F-110, montati sugli attuali F-14A+ ed F-14D Super Tomcat. La sua cellula è progettata per sopportare fino a Mach 2,6, con velocità massime effettive comprese tra 2120 e 2550 km l'ora alle alte quote. Smythe, Miller e gli altri collaudatori avevano imparato a conoscere l'F-14 e si erano resi conto che l'US Navy aveva trovato la risposta ai suoi problemi. Ma bisognava vincere le critiche dei costruttori concorrenti ed il naturale pessimismo del Congresso, e benché la Marina dimostrasse fiducia nella nuova realizzazione, bisognava superare ancora molte prove. Naturalmente la ditta era orgogliosa di aver realizzato quello che sarà poi considerato una pietra miliare nella storia dell'aeronautica militare. Queste immagini mostrano un alto funzionario del Dipartimento della Difesa mentre ispeziona il prototipo 1X costruito per sostituire quello perduto e Miller che esamina il posto di pilotaggio. Per tutto il 1971 continuarono i collaudi dei prototipi e gli aerei furono sottoposti ad ogni situazione che avrebbero incontrato nella loro carriera operativa. Qui si vede il numero 2 con armamento completo, mentre compie manovre fino a quel momento ritenute impossibili durante le prove di stallo. Naturalmente, come in tutti i programmi di sviluppo,
furono realizzate delle cellule destinate a non volare mai. Il loro solo scopo era quello di essere collaudate fino a distruzione. Prima di passare ai decolli dalle catapulte di bordo, un prototipo decollò dalla base sperimentale di Patuxent River, sulla quale esistono piste che simulano il ponte di una portaerei, il 28 giugno 1972, ed un pilota di marina lo portò all'appontaggio sulla Forrestal, al largo di Norfolk. Dopo una serie di tocca e vai, l'aereo numero 10 si posò sul ponte. Subito si manifestò un piccolo inconveniente, la perdita di liquido idraulico dalla gamba anteriore del carrello. Miller si recò a verificare il guasto e la riparazione avvenne in pochi minuti. Ma l'espressione sul viso dei due collaudatori della marina lascia ben trasparire il loro stato d'animo, in quanto la scena filmata che state vedendo ora doveva essere inviata nel giro di poche ore al comitato del congresso, cui spettava l'approvazione finale dell'acquisto dei Tomcat. Il comitato diede la sua piena approvazione, ma la fortuna di Bob Miller sarebbe stata di breve durata, perché 24 ore dopo, volando sullo stesso aereo numero 10, sottovalutò un piccolo problema tecnico. Questo errore gli costò la vita e la perdita dell'aeroplano. Il programma comunque procedette e prima della fine del 1972 l'F-14 entrò in produzione di serie. Da quel momento e per molti anni sarebbe stato il caccia standard dell'US Navy. Il suo sviluppo però non si sarebbe arrestato a questa fase ed il suo sistema d'arma diede una clamorosa dimostrazione con la cosiddetta operazione 6 su 6. Lo scopo di questa prova era dimostrare l'efficacia del missile Hughes Phoenix attaccando contemporaneamente sei differenti bersagli. Per fare ciò furono sacrificati tre teleguidati, che rappresentavano caccia nemici a velocità supersonica, due vecchi aerei da addestramento T-33 che avrebbero simulato altrettanti bombardieri ed un teleguidato supersonico impersonante un missile. Con due ufficiali di marina ai comandi, tutti i sei bersagli furono localizzati sullo schermo radar del navigatore ed il calcolatore centrale assegnò un Phoenix a ciascuno di essi. Thank you.
Missile in the air. Target cameras on. Fires in the air. I sei missili, in aria contemporaneamente, volarono verso i loro bersagli, che erano stati avvistati a distanze comprese tra 166 e 204 chilometri. Tutti i missili furono lanciati in 37 secondi e acquisirono gli obiettivi. Un AIM-54 uscì di rotta per un guasto a bordo, mentre uno dei teleguidati ebbe a sua volta un guasto e cessò di amplificare la propria immagine radar. Ma quattro dei bersagli furono disintegrati. I primi due squadron ad avere in dotazione il Tomcat furono il VF-1 Wolfpack e il VF-2 Bounty Hunters. Adesso, l'US Navy poteva schierare il più potente dogfighter armato con missili a lungo raggio. Ogni appontaggio è una nuova esperienza, anche per un pilota veterano. Piazzare 36 tonnellate e 40 milioni di dollari di alta tecnologia sui pochi metri quadrati di un ponte di volo non è certo una cosa semplice per gli uomini, per le macchine, i carrelli e le cellule che subiscono un notevole sforzo, non sempre con i risultati sperati. Vediamo un Tomcat toccare il ponte della Forrestal ed il suo carrello cedere. Avendo ancora a bordo parte del combustibile e l'armamento, l'aereo impedisce l'appontaggio a tutti gli altri e deve essere spostato rapidamente. Il caccia danneggiato è rimosso mediante gru. Le squadre antincendio del personale di soccorso sono pronte ad intervenire, ben consapevoli della devastazione che un aereo in fiamme pronto ad esplodere potrebbe creare. A questo punto l'F-14 è assicurato, apparentemente a spese di uno degli specialisti. L'equipaggio aveva abbandonato l'aereo senza problemi, ma nel settembre 1976, nell'Atlantico del Nord, due altri aviatori furono meno fortunati.
Il loro Tomcat era stato parcheggiato sul ponte della John F. Kennedy, pronto al lancio, e si era inaspettatamente messo in moto, cadendo dal ponte nelle acque gelide. I due uomini fecero in tempo ad eiettarsi, ma il Tomcat sprofondò in mare. Dalla Germania furono fatti intervenire esperti in recuperi subacquei per riportare alla superficie il relitto e non rischiare che lo raggiungessero prima i sovietici, le cui navi spia avevano assistito a tutto l'evento. L'US Navy, oltre a voler proteggere i segreti del Tomcat, motivo già più che valido, si assunse questo non indifferente onere per evitare che i suoi missili Phoenix potessero cadere in mani indesiderate. E il Tomcat, infatti, non è mai stato considerato un semplice aeroplano, ma un inscindibile insieme di macchina, elettronica e armamento. La Miramar Naval Air Station è la città dei caccia, sede della famosa scuola Top Gun. Qui ai piloti è concessa l'opportunità di misurarsi con i loro F-14 contro aerei di altro tipo, che simulano le caratteristiche di volo dei potenziali avversari sovietici, che quasi sempre dispongono di macchine più leggere ed estremamente più manovrabili. Questo equipaggio di Tomcat, che probabilmente ha già una considerevole esperienza, deve confrontarsi con piloti veterani di una o più guerre. Qui a competere con il Tomcat sono un A4 ribattezzato Mongoose, Mangusta ed un T-38. Il T-38 è un aereo dalla manovrabilità quasi leggendaria, in grado di superare in agilità ogni macchina delle dimensioni di un F-14. Ma l'alta tecnologia del Tomcat ed il costante addestramento dei suoi equipaggi hanno portato a nuovi parametri in questo tipo di combattimento manovrato.
Tuttavia, il Tomcat non deve eccellere soltanto nelle esercitazioni, ma gli si richiede di combattere e vincere anche quando il gioco si trasforma in realtà operativa, come è avvenuto sul Golfo della Sirte il 19 agosto 1981, quando un aereo da scoperta radar Hawkeye, impegnato in un ciclo di esercitazioni al largo della Libia, sorvegliava lo spazio aereo per scoprire potenziali minacce. La tensione era forte e da entrambe le parti c'erano state in precedenza delle provocazioni. Quel giorno l'Hawkeye di pattuglia scoprì due aerei in veloce movimento verso la portaerei. Furono poi identificati come due Sukhoi. Alto nel cielo, l'Hawkeye comunicò le sue vitali informazioni al centro di controllo delle esercitazioni e ad una coppia di Tomcat in pattugliamento fu dato l'ordine dell'intercettazione. Le due sezioni di aeroplani si correvano incontro velocemente, quando senza preavviso da un SU-22 partì un missile che passò a distanza dagli aerei americani. A questo atteggiamento palesemente ostile, nessun aereo era più adatto del Tomcat per dare una risposta. Il primo F-14 lasciò che la sua preda lo sorpassasse sulla destra e quando le reciproche posizioni furono invertite, l'SU-22 fu rapidamente spacciato. Il secondo Tomcat poco dopo prese sotto tiro l'altro SU-22, mentre virava verso ovest e cercava di portarsi a bassa quota, distruggendolo in pochi secondi. Negli ultimi anni, la versatilità del Tomcat si è accresciuta con l'entrata in servizio di una versione da ricognizione fotografica ed elettronica. Ed oggi sta per entrare in linea il Super Tomcat. Si tratta della stessa cellula che la Grumman offrì all'US Navy nel 1969 e che con nuovi motori e nuova strumentazione continuerà a volare fino alla fine degli anni 90 ed anche oltre, dimostrando la validità della sua concezione di base.
Oggi, grazie al Tomcat, la Marina degli Stati Uniti può disporre del suo potere aereo in ogni momento, in ogni luogo e con ogni tempo.